se può stare a lavorare con le vesciche ai piedi? Sali, scendi, corri, va a destra, va a sinistra, da su, da giù. Io forse ho sbagliato tutto. Io forse veramente ci avevo bisogno del lavoretto un po' più tranquillo. Ora, sorvolate sul mio romanesco un po' pugliesizzato, ma non potevo che iniziare con le parole di Sergio, il protagonista di Borotalco interpretato da Carlo Verdone, film stupendo. A un certo punto, con i piedi a molo nella bacinella, Sergio si sfoga con l'amico con cui divide questa triste stanzetta in un convitto. Perché lui lavora da un mese come venditore porta a porta, prova a vendere enciclopedie musicali, ma non è riuscito a chiudere neanche un contratto. E sì che una volta si era piazzato pure sul sagrato di una chiesa, con un cartello che diceva «La musica avvicina a Dio». Niente, solo porte sbattute in faccia e sguardi infastiditi. Il problema è che Sergio è goffo, impacciato, poco convincente. La sua collega Nadia, invece, interpretata da Eleonora Giorgi, ci sa fare. Ha carattere e faccia tosta. Infatti è in cima alla classifica dei venditori. Per migliorare le sue disastrose prestazioni e carpire un po' di segreti del mestiere, Sergio a un certo punto decide di affiancare Nadia e dà il via a una commedia degli equivoci bellissima, di cui ovviamente non vi spoilerò il finale. Ma perché ve lo sto raccontando? Perché oltre ad essere un film cult, Borotalco offre uno spaccato affascinante di come funzionava la vendita porta a porta negli anni Ottanta. Prima del digitale, del cloud, dell'intelligenza artificiale. Io non so se la tecnologia avrebbe evitato a Sergio le vesciche ai piedi, ma è una di quelle cose che voglio scoprire. Ecco perché in questo podcast ho deciso di fare un esperimento umanistico. In ogni puntata metterò attorno a un tavolo una persona che ha svolto un certo lavoro nel passato e una persona che svolge quello stesso lavoro oggi e li farò conversare tra loro per capire come quel lavoro è evoluto e cambiato grazie al digitale. Sono Francesco Giano e questo è Ai nostri tempi, un viaggio nel mondo delle professioni tra passato e presente. Con un pizzico di nostalgia per il fascino dell'analogico e una grande curiosità per le innovazioni che ci offre il digitale. Ai nostri tempi è un podcast di Cora Media promosso da Salesforce. L'iconico aspirapolvere, le enciclopedie che tuttora popolano le case dei nostri genitori, i prodotti di make-up, i robot da cucina. Se ci pensiamo bene, è stata proprio la vendita porta a porta degli anni 80 e 90 a dare vita alla customer experience tanto cara alle aziende. L'obiettivo era chiarissimo: offrire al cliente un'esperienza di prodotto unica e su misura. Se oggi il traguardo rimane lo stesso, però, ciò che cambia sono i metodi e gli strumenti a disposizione dei professionisti, che una volta erano molto diversi. Trovare nuovi clienti era complesso e richiedeva molta presenza sul territorio e tanto passaparola. Il venditore non aveva alcun dato a disposizione. Adattava di volta in volta la propria strategia sulla base dell'interlocutore e gestiva la trattativa di persona dall'inizio alla fine. Oggi invece le aziende di vendita possono contare su dei tools che individuano automaticamente il potenziale target di riferimento, algoritmi che suggeriscono i prodotti migliori da proporre, avanzati sistemi di messaggistica e molto altro. Ecco, per capire come è cambiato il lavoro del venditore grazie al digitale, ho chiamato Mauro e Carlo. Mauro è Senior Enterprise Account Executive di Salesforce. Carlo invece è un ex agente di Salesforce in pensione, un ex professionista della vendita. Carlo, anzitutto ti volevo chiedere se tu hai visto Borotalco con quella figura mitologica di Carlo Verdone di cui parlavo prima. Assolutamente sì. Punto di riferimento? Assolutamente. Partiamo a bomba con l'arte della vendita. Tu quando hai iniziato a, diciamo, vendere qualcosa? Dunque, direi nel 88-89, quando dal punto di vista intellettuale mi ha sempre affascinato il fatto che i venditori fossero visti come dei grandi turlupinatori, delle persone che in qualche modo interloquissero con la gente per gestire il fatto di fare la propria vendita senza preoccuparsi di qualsiasi tipo di conseguenza, e questo per me non era concepibile, e allora ho detto: provo a fare il venditore io, vediamo cosa succede. E questo è affascinantissimo. Io sarei un pessimo venditore, però fondamentalmente vendere qualcosa significa far cambiare opinione a una persona anzitutto, no? Quando ti approcciavi a un cliente, diciamo, a quali risorse personali facevi appello?
Io quando immagino una figura classica di un venditore penso a uno che deve avere una parlantina pazzesca. È proprio il contrario. Attenzione. Questa era la mia idea iniziale, perché ho conosciuto diverse persone che approcciavano i clienti con questo tipo di idea, per cui la parlantina, tante chiacchiere, diciamo un qualcosa che si avvicina all'imbonitore. E invece io credo che la cosa migliore sia fare le giuste domande e saper ascoltare. Mauro, tu sei d'accordo? Tu lavori adesso per Salesforce, continui con altri strumenti digitali che poi racconteremo dopo, però sei d'accordo con le basi, diciamo, che il venditore non deve essere un imbonitore ma deve ascoltare anzitutto? Sono ulteriormente d'accordo per un motivo. Il cliente deve prima comprarti come persona e poi comprare quello che tu gli stai vendendo. Questo vuol dire creare una relazione e vuol dire una cosa di cui io mi vanto, che uso vanto non a caso come parola, di avere dei clienti che anche nonostante passino tanti anni mi riconoscono e ne hanno un buon ricordo. Però un'altra cosa volevo aggiungere: il tema della parte della vendita è anche una capacità di creare, come ho detto prima, la relazione, ma anche saper ascoltare e molto spesso vendere ciò che il cliente non pensa di aver bisogno e quindi anticipare. Questo fino a un po' di anni fa si faceva con informazioni che venivano raccolte, oggi si fa molto più facilmente con strumenti, come accennavi, digitali, che possano aiutare da questo punto di vista, però sempre comunque la relazione nel capire quell'informazione corretta rispetto all'informazione utile è fondamentale. Questo è interessante delle informazioni del cliente, no? Cioè più informazioni hai, meglio riesci a servirlo fondamentalmente. Carlo, tu, cioè, come facevi a trovare una persona? Come facevi a procurarti l'appuntamento? Questo era la parte, devo dire, più dura, ma è stata anche la parte più formativa, probabilmente. Perché all'inizio noi avevamo l'elenco telefonico, avevamo il telefono fisso, avevamo la nostra agendina degli appuntamenti e dovevi essere bravo nel cercare di capire cosa potesse servire a quella determinata azienda. Facevi le famose cold call, come chiamano gli inglesi, per cui le chiamate a freddo, ti dovevi far trovare, prendere un appuntamento, andare a parlare e costruire quella relazione quando tutte le due le parti hanno pochissime informazioni rispetto a quello che è oggi. Negli anni 90 non c'era praticamente nulla. Come facevi le cold call? Alzavi il telefono, chiamavi e secondo il tipo di azienda ti presentavi e chiedevi un appuntamento perché pensavi che potessi essere di aiuto a loro nel fare determinate cose. Poteva essere sì, si prende l'appuntamento, o non ci interessa. Arrivederci. Ogni 10 telefonate quanti ti dicevano sì? Una, due. 10-20%, insomma. Ma una volta invece che ti procuravi l'appuntamento, no? Come ti preparavi? Cioè, che informazioni avevi quando andavi a trovare una persona? Mi sembravano più appuntamenti a buio. Non avevamo informazioni, per cui secondo il tipo di offering, secondo l'azienda in cui lavoravi, secondo il settore merceologico, ti preparavi una serie di domande, in qualche modo un po' spiegavi, un po' chiedevi al cliente di spiegarsi per cercare di costruire un qualcosa che avesse un determinato valore per il cliente. Era un lavoro molto duro perché la probabilità di successo era bassa. Come disse qualcuno, tu dovevi andare a cercare una persona che non ti conosce per convincerla a comprare un prodotto di cui non sa di aver bisogno. E quindi diciamo, ogni 100 telefonate, 10 ti dicevano prendiamo l'appuntamento. Su quei 10 appuntamenti quanti ricevi a portare a casa l'affare, diciamo, a concludere? Questo dipende anche dalla bravura della persona, però sui 10 appuntamenti diciamo che un 3-4 si andava avanti. Ok, quindi un totale 3-4% di successo. Mauro, ovviamente nei principi abbiamo detto prima quello che vi accomuna, adesso proviamo a capire quello che vi distingue proprio grazie al digitale. Carlo andava, si presentava, non aveva praticamente nessuna informazione sul cliente se non quelli che aveva raccolto a voce. Tu invece quando ti presenti davanti a un appuntamento, anzitutto come fai a procurarti un appuntamento? Tu fai le cold call ancora? Allora, si fanno ancora le cold call semplicemente per andare a trovare la persona giusta da dover chiamare. Molto spesso il sistema
quindi la parte digitale ti dà dei contatti, ma molto spesso questi contatti possono essere dei contatti che si autopromuovono e quindi di fatto possono essere dei contatti interessanti, ma non così utili per finalizzare la cosa fondamentale, che è la proposizione e poi la vendita come risultato della proposizione. Quindi anziché andare a sfogliare l'elenco telefonico, comunque la ricerca, tu già ti trovi dei nominativi forniti da una intelligenza artificiale comunque che ti dice: guarda, questa può essere la persona giusta che vorresti sentire per quello che stai offrendo tu. La community di 20 anni fa era la community in cui le persone ti riconoscevano per la tua professionalità. Quindi coloro che sono a responsabilità dell'azienda ti ricevevano dicendoti: io ti ricevo perché altri mi hanno parlato bene di te, altrimenti non avresti varcato la porta della mia azienda e del mio ufficio. Oggi, nella parte digitale, questo tipo di conoscenza ti viene anche data da come gli altri ti riconoscono attraverso i canali digitali. Quindi se sei una persona stimata, se hai un certo numero di contatti, se questi contatti ti fanno degli endorsement, e di conseguenza tu riesci ad accedere a determinate fasi di vendita o contatti di persone anche attraverso il canale digitale. E questo è un aiuto soprattutto in termini di semplificazione e di creazione di nuove opportunità. Non è, e lo dico in maniera molto diretta, non è un aiuto alla vendita, è un aiuto alla fase introduttiva che consente di avere più opportunità di vendere. Ovviamente tu quando vai a un appuntamento hai tante informazioni sul cliente. Per esempio, che ne so, ha aperto dei ticket relativi ad alcuni dei servizi, cioè tu sai tutta la storia potenziale del cliente. Però c'è anche il rovescio della medaglia, il cliente sa molte più cose di te, no? Hai perfettamente ragione su questo. Il cliente mi conosce e, se non mi conosce, mi valuta in funzione della qualità delle informazioni che io porto al primo incontro. Facciamo un esempio. Io so che il cliente ha aperto tanti ticket o in quel momento ha un problema perché il servizio che io gli sto offrendo, ed è già mio cliente, non è adeguato rispetto alle sue aspettative. Se io mi presento all'appuntamento cercando di vendergli un prodotto nuovo, senza invece tenere in considerazione la sua problematica, che io devo conoscere, questo mi porta ad avere molti punti in meno nella valutazione della persona. Qual è lo strumento più utile che tu usi proprio per acquisire informazioni, gestire clienti, eccetera? Il sistema fondamentale, il sistema che traccia il comportamento d'acquisto dei clienti e traccia la storia del rapporto con i clienti. Quindi magari mi posso accorgere che oggi vado ad approcciare un cliente, ma quel cliente magari è un cliente che è stato un mio cliente solo ed esclusivamente 5-6 anni fa. Quindi l'approccio è diverso dall'azienda che magari una startup che si è appena costituita. Carlo, non posso non chiedere anche a te qual era invece il tuo strumento più utile quando non c'erano tutte queste diavolerie? A quell'epoca non c'era niente? Domande, valigetta, macchina, appuntamenti. Quali erano le operazioni che al tempo ti facevano perdere più tempo e che oggi magari no? Beh, direi a quel tempo tutte. Tutte. Perché se pensiamo in un mondo dove non c'erano cellulari, non c'era l'email, non c'era altro canale di comunicazione, non c'erano i social, rispetto a oggi è tutto completamente diverso, per cui vorrei dire che la fase di negoziazione, forse chiusura e definizione dei contratti era quella molto più complessa. Il massimo dell'eccitazione digitale era il fax con cui arrivava l'ordine. Ed era più complessa perché, non so, le comunicazioni erano molto più lente? Beh, dovevi fare tutto al telefono con le tue controparti, le cose erano fatte tutte di persona in presenza e questo era. Come è cambiato il rapporto con i clienti e soprattutto cos'è che non cambia secondo te rispetto al lavoro tuo e a quello di Mauro? Beh, direi che non cambia il rapporto umano e diciamo forse sia per il cliente che per i venditori in questo momento è più facile arrivare al punto di reciproca accettazione, di reciproca soddisfazione, perché si hanno molte più informazioni, per cui a quel punto ci si arriva prima, ma il punto rimane quello fondamentale di creare la fiducia. Il cliente in una qualche misura deve fidarsi di te e tu questa fiducia te la devi conquistare. E la devi mantenere nel tempo, se vuoi fare un certo tipo di attività nel tempo. Feci un corso tantissimi anni fa, un'era geologica praticamente, di cui ricordo questa sentence, lasciami dire, del docente, che era people by people.
Nel senso che, e questo credo che sia valido anche oggi, al di là di tutti i supporti digitali, commerciali e quant'altro, e se ci pensate questo tutti lo hanno avuto questo tipo di esperienza, alla fine le persone comprano da altre persone di cui si fidano o di cui addirittura vogliono il successo perché riconoscono una serietà, un'onestà e una professionalità al di fuori della media. Quale strumento avresti voluto con te mentre lavoravi, che oggi invece è possibile grazie al digitale di cui gode Mauro? Dato che nel tempo ho gestito clienti importanti, grandi, e per cui la vendita non era solo la mia attività presso il cliente, ma era l'attività anche di tutto il team. E sicuramente una Salesforce Automation che ti permette di condividere con i colleghi le situazioni, le attività, i problemi, gli obiettivi e quello che andrebbe fatto è stata la cosa che forse mancava di più a quell'epoca. Tipo Mauro, come collaborate oggi? Oggi collaboriamo attraverso gli strumenti digitali che consentono di poter avere, a livello di visione del comportamento di acquisto del cliente o del livello di contatto del cliente, molte persone che collaborano, quindi la parte del marketing, la parte della struttura tecnica. È fondamentale rispetto al passato avere questo tipo di velocità nell'allineamento che consente di essere molto più produttivi nell'ingaggio del cliente, proprio perché nel passato questa fase veniva fatta con delle riunioni, magari con tantissime persone a livello analogico e sicuramente molto più dispendiose, col rischio che qualcuno si perdesse delle cose. Carlo, se dovessi chiederti per chiudere un consiglio che vorresti dare a un venditore alle prime armi che vuole anche sfruttare i nuovi strumenti, cosa gli diresti? Beh, innanzitutto gli direi di guardarsi intorno e cominciare a capire nelle sue attività di compratore quando è che apprezza la persona che gli vende qualcosa e quando è che non la apprezza. Hai sicuramente qualcuno che ti ha venduto una cucina, una macchina, un divano, un armadio e l'hai apprezzato, avrai sicuramente comprato invece cose da persone che in un momento successivo non hai apprezzato. Cerca di capire perché la stessa cosa può valere per te. Il resto è un tool. Chiarissimo. Mauro, invece, qual è il tuo consiglio che daresti? No, il consiglio molto pratico è: nonostante tutti gli strumenti che il venditore moderno ha a disposizione, che sono informazioni su cui deve analizzare e prepararsi sempre e comunque per andare davanti a un cliente, una persona nuova che approccia questo tipo di arte, perché la vendita è e rimane un'arte, è quello di essere preparato, di essere competente su quello che va a vendere e soprattutto di essere rispettoso delle esigenze del cliente, perché questo mi porta ad essere efficace. Grazie mille Carlo, grazie mille Mauro, mi avete insegnato tanto, ecco, è stato un esperimento secondo me parecchio di successo per capire come sta cambiando questo lavoro e anche come non stanno cambiando alcune cose che rimangono invece eterne. Ai nostri tempi è una serie podcast di Cora Media, promossa da Salesforce. È scritta e raccontata da Francesco Giano, con il supporto redazionale di Alessandra Menozzi. Le registrazioni sono a cura di Emanuele Moscatelli e Matteo Miavaldi. La post-produzione e il sound design sono di Emanuele Moscatelli. La supervisione del suono e della musica di Luca Micheli. Il producer è Marco Paltrinieri. La cura editoriale è di Sara Poma e Graziano Nani. Le fonti sono indicate nella sinossi.